Salve, sono Daniele Denuzzo, istruttore FIV, UDR e delegato CKI per l'ottava zona. Oggi vedremo insieme come si svolge una regata di Formula Kite, specialità olimpica, Parigi 2024. La regata si corre con tavole kite foil registrate da ICA, che è la classe internazionale che gestisce le regate di kite racing. Questo che vedete nel virtual è un classico campo di regata con una boa di bolina, la numero 1, da lasciare a sinistra, e poi ce ne sarà anche una di disimpegno, la 2, quindi il lato di poppa che porta a girare la boa numero 3 da lasciare a destra per poi risalire di nuovo alla 1 per il secondo giro. L'arrivo è all'asco della terza boa sul lato sinistro del campo. A circa un minuto dalla partenza, gli atleti sono lontani dalla linea di partenza. Questo perché se il foil non ha un minimo di velocità per rendere efficiente l'ala della tavola, affonda. Navigando quindi con il kite alto, può avere più lift e meno velocità. Infatti, quando stanno per partire, vedrete i kite abbassarsi per avere più trazione orizzontale ed aumentare quindi la velocità. Nel kite in generale è la posizione del kite all'interno della finestra di volo che genera trazione e angolo di bolina. Come potete vedere dalle immagini, gli atleti si stanno avvicinando alla linea di partenza, mure a destra. Non appena il tempo scade, gli atleti abbassano rapidamente i kite per aumentare velocità, angolo di bolina e tagliare la linea di partenza. La caratteristica principale di un kite foil è la velocità. Infatti un foil in andatura di bolina viaggia ad una velocità di almeno il doppio del vento reale. In una condizione come quella del video che stiamo vedendo, di 8-10 nodi di vento reale, gli atleti viaggiano a 18-23 nodi di velocità. Comunque 35-38 nodi è il limite fisico e tecnico dei foil, oltre il quale difficilmente ci si può spingere. Come potete vedere dal virtual in basso a sinistra, la flotta si dirige verso la boa di bolina dal lato sinistro del campo. I primi però cominciano già a virare verso il lato destro. La virata può sembrare una manovra facile, ma in effetti richiede tanta tecnica e controllo del mezzo per rimanere in equilibrio sulla tavola mentre si cambia mura, senza perdere velocità ed angolo di navigazione. Durante la bolina, la posizione del kite è molto bassa per sfruttare al massimo la superficie velica ed avere una trazione orizzontale in modo da poter spingere sulla tavola ed aumentare l'angolo di bolina e la velocità. La posizione del busto è fortemente sbilanciata indietro, così che la tavola, inclinandosi, contrasta la trazione del kite, generando velocità. I muscoli più sollecitati sono gli addominali, i lombari e le gambe. Gli atleti virano per l'ultima volta per approcciare la boa dal lato destro e lasciarla alla loro sinistra.
Il primo passa la boa di bolina e si dirige verso il disimpegno, posizionato in modo da non intralciare gli altri concorrenti che si apprestano a girare la boa numero 1 di bolina. Comincia così il lato di poppa. Questo tipo di andatura è leggermente più lenta, di solito i kite volano un po' più alti nella finestra di volo. Dopo aver percorso il lato di poppa, i primi cominciano a strambare. A breve gireranno la boa numero 3 e subito su di bolina per il secondo giro. I primi due sono appaiati e distanziati dalla flotta. Questo gli consente di non risentire della turbolenza degli altri kite, che soprattutto con questo tipo di kite foil molto grandi possono creare non pochi problemi di turbolenza. The Ramcourt è il primo a virare, forse troppo presto, mentre Parlier vira dopo, posizionandosi su una traiettoria migliore. Infatti, come si vede, Ramcourt con la casacca viola deve virare nuovamente per poter raggiungere la boa di bolina, mentre Parlier, in giallo, consolida la sua posizione girando la boa al primo posto. La scelta del setup di aquilone e linee è fondamentale. I concorrenti possono registrare fino a 4 misure differenti e da utilizzare durante l'intera competizione. Come potete vedere dalle immagini, anche la strambata è una bellissima manovra,
Gli atleti sembrano quasi danzare in equilibrio sulla tavola a quasi 20 nodi di velocità. Ci siamo, gli atleti girano l'ultima boa e si dirigono questa volta verso il traguardo per l'ultimo tratto full speed. Testa a testa e Parier taglia per primo il traguardo. Eccoci qua. La gara, come avete visto, è stata molto combattuta. La differenza alla fine l'ha fatta l'errore di Ramcourt sul secondo lato di Polina, dove un errore di valutazione l'ha costretto a virare per ben 2 volte. Spero che vi sia piaciuto vedere insieme questa prova di Formula Kite. Ci vediamo presto per nuovi video e tutorial sul kiteboarding race.